È un piacere da parte di studi cognitivi che io rappresento poter dare il benvenuto a tutti in questo momento e ricordare che appunto studi cognitivi è una rete formativa di psicoterapia e di psicoterapeuti ed è anche una rete e sarà sempre di più una rete clinica che ha l'ambizione in tutte le sedi di fare proposte come quelle che questa sera naturalmente svolgeremo, in modo tale che le persone possano conoscere e quindi noi possiamo diffondere una conoscenza psicologica, ovviamente orientata in senso cognitivo comportamentale, accurata, rigorosa, ma anche accessibile. E quindi ringrazio appunto i relatori di questa sera che ci accompagneranno in questa avventura. Il titolo, io lo potrei riformulare Le emozioni queste sconosciute, e quindi a questo punto il nostro compito è di farle conoscere, cioè di educare un po' alle emozioni. E questo sarà un po' lo stile anche dei successivi incontri. E quindi Studi Cognitivi vi dà il benvenuto e rilascio la parola a Simone che stava presentando uno dei nostri centri clinici che sono sparsi ormai in tutta l'Italia e come quello di Mestre stanno facendo questa grande opera, come dire, di disseminazione di psicologia cognitivo-comportamentale. Buona serata e buon lavoro. Grazie Roberto. Grazie. Allora, un ringraziamento anche da parte mia e un saluto per la vostra partecipazione. Vi presento rapidamente perché non voglio togliere troppo tempo a Irene Rossi e a Riccardo Votadoro per la loro bella presentazione. Allora, il Centro di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca appunto fa parte di un network, diciamo, di altri centri clinici presenti nel nord Italia, centro Italia, che sono collegati di base a una scuola di specializzazione in studi cognitivi. Questo ci permette così di abbinare quella che è la formazione, la ricerca, con l'esperienza e l'attività clinica. E questo ci permette di poter lavorare a 360 gradi su tutto quello che riguarda la psicoterapia. L'orientamento è cognitivo-comportamentale, prevalentemente di terapia cognitiva. Le attività che svolgiamo noi nel nostro centro sono diversificate, sono molte, ci occupiamo di tutta una serie di disturbi, di disagi e di domande che ci arrivano da più parti. Questo è un po' un elenco, però non voglio dilungarmi, insomma, tutta una serie di disturbi, di disagi per cui le persone possono chiedere una valutazione, una consulenza o anche proporre eventualmente un intervento di psicoterapia, di un percorso di psicoterapia. Due parole su quella che è un po' l'organizzazione del centro, cioè come vengono gestite le richieste che ci arrivano. Allora, la prima cosa, noi proponiamo di fare un primo contatto, cioè un primo contatto con il centro clinico attraverso la segreteria, attraverso il numero verde, attraverso tutta una serie di canali che abbiamo in rete. Alle persone che ci chiedono una consulenza, una valutazione, noi proponiamo un primo colloquio che ci serve per raccogliere quella che è la domanda della persona, capire qual è il tipo di disagio, che cosa questa persona vuole cercare di capire di sé, di quello che la fa star male. E in affiancamento al primo colloquio c'è una valutazione testistica standard per tutte le sedi che noi proporremo e sarà attiva anche nel nostro centro a partire dal 2021. Dopodiché, quando si sono raccolti questi primi dati, viene fatta una valutazione, un'ipotesi di quello che potrebbe essere un intervento da proporre alla persona. Si fa quindi un secondo colloquio di restituzione in cui gli si dice che ha fatto richiesta, quella che è la nostra impressione, quelli che sono gli aspetti che abbiamo rilevato, e si fa poi una proposta, eventualmente dando un'indicazione per una terapia individuale o di coppia o una partecipazione al gruppo, perché ci sono anche dei gruppi che vengono attivati nel centro clinico. I servizi un po' che offriamo, appunto, psicoterapia individuale di coppia, la valutazione psicodiagnostica, colloqui di sostegno, di orientamento, di counseling. Non è detto che sempre ogni richiesta poi abbia come seguito un percorso di psicoterapia. Dei gruppi di psicoterapia o psicoeducative che attualmente, purtroppo, sapete, vengono svolti online. Questi sono alcuni esempi dei gruppi che sono attivi, insomma, presso il nostro centro. Ovviamente l'orientamento è quello cognitivo con tecniche e modalità che sono
evidence-based, e quindi che hanno dimostrato efficacia per questo tipo, per tutta una serie di disturbi. E le persone che vi operano nel centro, una serie di professionisti, collaboratori che si sono formati direttamente con studi cognitivi o che comunque hanno una formazione di tipo cognitivo-comportamentale, e poi anche una serie di colleghi che hanno in qualche modo, se che collaborano con noi, anche se non necessariamente con una formazione uguale alla nostra, che però possono in qualche modo contribuire a offrire delle risorse, delle risposte sempre più diversificate alle richieste che ci vengono poste. Abbiamo collaborazione con medici, psichiatri, nel senso che a volte c'è anche la necessità di una consulenza, di un sostegno farmacologico, e tutto questo in qualche modo viene gestito direttamente con gli operatori del centro, per cui siamo in grado di dare una risposta, diciamo, a 360 gradi per ogni tipo di domanda. Queste sono le nostre indicazioni, i contatti che avete, però ogni indicazione poi potete trovarla tranquillamente anche sul sito del centro di Mestre. Ecco, questa è l'ultima slide. E adesso io lascerei la parola, se non ci sono altre cose da aggiungere, ai nostri collaboratori, a Irene Rossi e a Riccardo Votadoro, che ci intratterranno e ci condurranno all'interno di questo argomento molto interessante e molto importante proprio per la psicoterapia e per la clinica, che è quella delle emozioni, queste conosciute e sconosciute e conosciute a partire da questa sera un pochino di più. Vi ringrazio e lascio la parola a o Irene o Riccardo, chi di voi. Buon lavoro. Grazie mille. Vedo Riccardo però forse è bloccato. Può essere che ci sia un problema. Proviamo a vedere, aspettare un attimo se Riccardo si sblocca e... torna tra noi. Si è frizzerato, adesso sta uscendo probabilmente. Ok, ottimo. Mi portate pazienza. Ci hanno già segnalato un po' dalla regia che ci sono alcuni problemi tecnici. Okay. E che quindi ci danno anche il tempo un po' di far entrare ulteriori spettatori, perché siamo già in tanti, ma insomma i problemi ogni tanto ci... succedono. Purtroppo questo è il bello della diretta, ecco come direbbero. Esatto. Quindi aspettiamo Riccardo per iniziare. Ok, se ci sono domande o questioni potete scrivere in chat o potete scrivere anche all'indirizzo della segreteria maestre@ptcr.it. Non abbiate scrupoli, insomma, se volete indicazioni, consulenze, valutazioni, tutto quello che può nascere da questo incontro. Eccomi, scusate. Risponderemo, prego. Eccoci Riccardo. Ci sono, faccio partire la presentazione. Va bene, ottimo. Sì, infatti, come appunto stavamo dicendo, intanto noi partiremo appunto a presentarvi l'argomento della serata. Parleremo circa un'oretta, vi spiegheremo un pochino che cosa sono le emozioni, qual è la loro utilità, a cosa servono. Nell'ultima parte magari proveremo anche ad introdurvi qualche strategia proprio per riuscire a regolarle nel momento in cui diventano troppo dirompenti e possono causarci dei problemi nella vita di tutti i giorni. Nel frattempo appunto, se vi vengono in mente domande, scrivete pure in chat, che noi poi, una volta finita diciamo la presentazione, leggeremo e proveremo a rispondere a tutto. Ok, quindi partiamo intanto dicendo che le emozioni sono proprio un processo articolato in più componenti. È intanto importante sottolineare che fa parte dell'esperienza emotiva anche l'evento definito emotigeno che precede proprio l'esperienza, che la innesca, e può essere di varia natura, può essere esterno, come ad esempio qualsiasi episodio o accadimento della vita quotidiana, insomma una qualsiasi situazione, oppure interno, come ad esempio un ricordo, un pensiero o un'immagine mentale. Le altre componenti che costituiscono le emozioni sono la valutazione cognitiva che l'individuo, insomma la persona, fa di un determinato evento emotigeno.
Quindi questa valutazione cognitiva riguarda tutti i possibili pensieri che ci passano per la testa in relazione all'evento in questione. Spesso anche nella pratica clinica, per spiegare l'importanza che hanno i pensieri nel determinare un'emozione, utilizzo l'esempio dell'ascensore. Nel senso che c'è chi prende l'ascensore senza provare nessuna particolare emozione e chi invece sente una forte ansia nel prenderlo. Ma l'ascensore è sempre quello, cioè è sempre semplicemente un ascensore. Quindi perché alcune persone provano una forte ansia e altre no? Questa differenza è proprio dovuta alla valutazione che facciamo, più o meno consapevolmente, in maniera più o meno automatica della situazione, che per alcuni può essere valutata come una situazione molto pericolosa. In automatico alla mente possono proprio affacciarsi dei pensieri del tipo «Oddio, adesso l'ascensore si fermerà, adesso rimarrò bloccato, nessuno verrà a tirarmi fuori». Quindi, molto probabilmente, valutando in maniera così pericolosa la situazione, è molto probabile che l'emozione conseguente sia proprio una intensa ansia. Mentre ci sarà invece chi, per prendere l'ascensore, affronterà, diciamo, la situazione, l'evento, semplicemente come uno strumento che mi serve per arrivare prima alla mia meta senza fare poi così tanta fatica. Quindi, valutando la situazione in questa maniera, molto probabilmente non proverà un'intensa ansia. Un'altra componente del processo emotivo è l'attivazione fisiologica dell'organismo. Infatti, ogni emozione possiamo sentirla nel nostro corpo ed è collegata ad alcuni proprio specifici cambiamenti fisici che sono il segnale dell'attivazione del nostro sistema nervoso simpatico-parasimpatico. Quindi, potremmo sentire il battito del cuore accelerato, potremmo iniziare a sudare, potremmo sentire calore, cominciare a tremare, sentire il fiato corto, sentire un nodo alla gola, potremmo provare quindi tutta una serie di sensazioni proprio fisiche. Un'altra componente è la tendenza all'azione, quindi proprio un impulso che sentiamo a compiere una determinata azione, a muoverci in un determinato modo per raggiungere un obiettivo. Questa tendenza all'azione può poi trasformarsi in un comportamento vero e proprio, che è finalizzato a mantenere o modificare il rapporto in corso tra noi e l'ambiente che ci circonda. Quindi potremmo ad esempio fuggire da una situazione oppure evitarla ogni volta che c'è la possibilità che si ripresenti. Potremmo piangere, potremmo urlare, potremmo ridere, potremmo proprio mettere in atto tutta una serie di comportamenti. Un'altra componente del processo emotivo è la valenza edonica. Che cosa significa? Diciamo che si riferisce proprio alla piacevolezza o alla spiacevolezza dell'esperienza emotiva per la persona che la sta provando. Infatti possiamo sentire alcune emozioni come piacevoli e questo ci porterà anche a ricercarle più frequentemente, mentre potremo ritenere altre emozioni invece spiacevoli e faremo di tutto per evitarle. Infine, l'ultima componente riguarda proprio le espressioni verbali e non verbali, quindi tutta una gestualità tipica ed una tipica mimica facciale. Non vogliamo annoiarvi citando troppi studi e troppe ricerche, però ci sembrava importante parlarvi degli studi di Paul Ekman, il fondatore, diciamo, della teoria neuroculturale delle emozioni. Attraverso diversi studi in diverse culture, con diverse etnie, è arrivato alla conclusione che esistono delle emozioni universali, cioè delle emozioni comuni, uguali per tutti, in tutte le culture, che sono caratterizzate da tipiche espressioni facciali, che sono proprio riconosciute in tutte le diverse culture. Queste emozioni possono essere definite come primarie, che sono la rabbia, la paura, la tristezza, la felicità, la sorpresa, il disgusto. In seguito poi la lista delle emozioni è stata ampliata e sono state aggiunte altre emozioni definite secondarie, come ad esempio la colpa, la vergogna, la soddisfazione e il divertimento. Adesso passo la parola a te, Riccardo.
Esatto, quindi sulla base di quello che abbiamo detto ci rendiamo conto quanto appunto questo sia un processo molto articolato e che ha delle origini molto, molto antiche per quanto riguarda la nostra specie, e se si sono conservate nel corso dell'evoluzione della specie umana, ma non solo, un motivo ci deve essere. Come ha detto prima Irene, no, tra le emozioni di base, per esempio, una è l'emozione che prova delle sensazioni piacevoli, che è desiderabile, che è la gioia, mentre le altre sono più sgradevoli, più spiacevoli, ma anche in questo caso ci chiediamo: ma perché dobbiamo stare male, dobbiamo provare delle emozioni così spiacevoli? In realtà una ragione c'è, perché le emozioni, anche quelle sgradevoli, hanno una funzionalità protettiva e si sono dimostrate utili nell'evoluzione della specie. E quindi la domanda a cosa ci servono le emozioni è quella che ci accompagnerà un po' nel corso, soprattutto nella parte centrale di questa presentazione. Proviamo a dare delle risposte. Per esempio, appunto, le emozioni servono a mettere in atto delle risposte adeguate in caso di emergenza. A me, per esempio, torna sempre utile pensare agli uomini primitivi che dovevano proteggere il proprio territorio, la propria tribù, dovevano proteggere le proprie risorse, e quindi avevano bisogno di una risposta, di un riconoscimento immediato che ci fosse un pericolo, che ci fosse un'emergenza, e quindi ci siamo sviluppati per avere quindi la risposta emotiva che ci dice inequivocabilmente che sta succedendo qualcosa nel nostro ambiente, e quindi ci dobbiamo fare in modo da mettere in atto delle risposte adeguate, come per esempio attaccare, oppure difendersi, oppure comunicare agli altri che c'è qualcosa di importante da notificare. E la componente fisiologica delle emozioni è anche maggiormente questa motivazione di esistere, cioè far capire agli altri che c'è qualcosa che mi sta turbando. Le emozioni inoltre sono utili perché ci permettono di esplorare l'ambiente, ci permettono di guidare l'esplorazione dell'ambiente. Parto con un'emozione di fiducia, di un'emozione che mi permette di essere abbastanza sicuro delle mie capacità da abbandonare la mia zona di comfort, la mia zona sicura, e incominciare ad esplorare quindi gli altri ambienti. Questo è stato fondamentale per la specie umana, che ha colonizzato praticamente ogni angolo del mondo, ma è importante per esempio nei bambini, che quando entrano in un luogo nuovo, in un luogo sconosciuto, a poco incominciano ad esplorare l'ambiente circostante, staccandosi magari dalla mamma o dal papà che li sta accompagnando, proprio perché hanno un mix tra curiosità, tra interesse di quello che sta succedendo, ma anche fiducia che possono affrontare le novità e gli imprevisti in maniera ottimale. Quindi questa mescolanza di emozioni ci permette appunto di esplorare l'ambiente. E poi, come ho detto prima, sicuramente a comunicare agli altri i nostri stati interni, cioè fare in modo che se io ed Irene siamo nello stesso studio, io sono un po' in ansia perché mi è successo qualcosa, oppure devo affrontare una situazione particolare, ma magari non la voglio disturbare, oppure non sono un po' timoroso nell'esprimere le mie emozioni, l'apparenza, no? Il fenotipo della mia emozione, cioè quello che esprimo, permetterà ad Irene di capire che forse avrei bisogno di una parola di conforto, oppure di un po' di supporto, e potrebbe spingerla a chiedermi se va tutto bene, se ho bisogno di aiuto. E questo quindi è importante nella cementificazione dei rapporti interpersonali. E poi, un po' tutto quello che abbiamo detto, le emozioni ci aiutano a prendere delle decisioni, perché guidano le nostre azioni, guidano i nostri comportamenti e ci danno quindi la possibilità di prendere la decisione ottimale per il tipo di obiettivo che stiamo facendo, un po' come una bussola. Proprio per cercare di dare maggior concretezza a quello che abbiamo appena detto, e anche seguendo quello che ci ha illustrato Irene prima sulle emozioni di base, abbiamo deciso di parlare di alcune emozioni specifiche, quindi entrare nell'emozione, cercare di comprenderla, conoscere meglio e capire anche
a cosa serve quell'emozione, cioè qual è lo scopo di quell'emozione, perché la proviamo, deve esserci un motivo costruttivo e un motivo protettivo, perché anche le emozioni sgradevoli appunto siano, facciano parte del nostro ventaglio emotivo. E quindi andiamo a vedere alcune, ne abbiamo selezionate alcune, che ci possono aiutare in questo. La prima di cui vogliamo parlare è la rabbia, che è un'emozione che sicuramente conosciamo tutti molto bene. Appunto, come diceva prima Irene, è un'emozione tra le emozioni principali che sono conoscibili e riconoscibili da tutti in giro per il mondo. Se vediamo una persona arrabbiata lo capiamo, dovremmo in teoria capirlo immediatamente. È una rabbia che attiva il corpo, lo attiva negli arti, ci fa magari serrare i pugni, ci fa sentire caldo, lo sentiamo anche nel volto, nelle gambe, nelle braccia, perché appunto è un'emozione che probabilmente ci porta ad attaccare, oppure a anche semplicemente l'istinto di spaccare qualcosa, no? Sicuramente sarà capitato a molti di voi, a molti di noi. Però quando la rabbia è giusta, ecco, e dovrebbe essere lì perché è successo qualcosa, appunto ci dà delle informazioni sull'ambiente, ci dice che probabilmente abbiamo individuato in quello che ci sta succedendo un'ingiustizia. Qualcosa che non è giusto, che non rispetta i nostri diritti, che non rispetta le nostre regole, oppure ci è stato fatto un danno, e quindi ci dà appunto una bussola per comprendere che probabilmente nell'ambiente è successo qualcosa di ingiusto. L'obiettivo finale della rabbia però è anche quello di aiutarci a promuovere costruttivamente delle modifiche ambientali affinché queste ingiustizie non si ripetano, oppure in modo da ristabilire i nostri diritti o i diritti del nostro gruppo, oppure i diritti di una persona che vogliamo bene, che è al nostro fianco e che ci arrabbiamo anche per qualcun altro, ecco. Inoltre, se io noto un'ingiustizia, mi arrabbio e lo faccio notare in maniera costruttiva all'altra persona, molto probabilmente quest'altra persona che ha messo in atto una prepotenza nei miei confronti ci penserà due volte la prossima volta, e quindi anche in questo caso ha un ruolo un po' di regolazione delle relazioni interpersonali. Oggi lo possiamo leggere così. Quando la rabbia però diventa problematica, quando è molto intensa, diventa ira, è molto esplosiva, quando dura troppo nel tempo, tanto da portarci anche a distruggere o a rovinare alcune relazioni, o a rovinare anche quello che abbiamo attorno, e a volte è anche difficile individuare l'oggetto della rabbia, perché sentiamo dentro di noi che c'è qualcosa che non va, sentiamo questo senso di ingiustizia, ma a volte non siamo completamente consapevoli di cos'è, di qual è la causa, di quale tipo di valutazione cognitiva stiamo facendo rispetto a quello che ci succede. A volte ce la prendiamo con la persona sbagliata o con l'oggetto sbagliato. E volevo citare questa frase che dice: chiunque può arrabbiarsi, ma arrabbiarsi con la persona giusta, nel modo giusto e per la giusta causa non è da tutti e non è facile. Qui c'è la parola giusta, che sembra dare un giudizio di qualità, però insomma, diciamo, quella più ottimale, quella più costruttiva. La rabbia è un'emozione che si può imparare a gestire, a fare in modo appunto che ci protegga dalle ingiustizie e che migliori il nostro ambiente, però deve essere ben dosata. Passo la parola ad Irene, che invece ci illustra un'altra emozione molto particolare. Esatto, parliamo adesso dell'ansia. Parliamo dell'ansia subito dopo la rabbia, abbiamo pensato insomma di inserirla adesso proprio perché l'attivazione fisiologica di queste due emozioni è molto simile, quindi è molto facile anche non riuscire bene a distinguerle l'una dall'altra, ci si può insomma confondere e non capire cosa stiamo effettivamente provando in quel momento. Perché? Perché entrambe le emozioni hanno un'attivazione fisiologica caratterizzata da mancanza di respiro, da respiro affannoso, tachicardia, questa percezione di avere un nodo in gola, senso di soffocamento, dalla tensione muscolare o da abbondante sudorazione. L'ansia però ci avvisa
del fatto che ci troviamo di fronte ad una sensazione di minaccia reale, ad esempio quindi una minaccia alla nostra persona, alla nostra salute, alla nostra addirittura vita o incolumità, oppure ci troviamo di fronte ad una minaccia figurata, ad esempio una minaccia alla nostra autostima, per esempio. La valutazione quindi che viene fatta di una determinata situazione è quella di trovarci appunto di fronte ad un pericolo per la nostra vita, oppure di fronte ad una minaccia, ad una compromissione di uno scopo che per noi è molto importante. Possiamo quindi provare una forte paura, una forte ansia, anche in situazioni che invece da altri potrebbero essere valutate in maniera molto più neutra, perché comunque non hanno a che fare con uno scopo per loro importante. Quindi ci sarà chi si sentirà molto in ansia di fronte ad una situazione nuova o sconosciuta, al buio, oppure tra la folla, oppure lontano da casa, o magari anche di fronte ad un pubblico a cui esibirsi. Comunque l'ansia è una risposta normale e innata di attivazione ed è caratterizzata da un aumento della vigilanza e dell'attenzione, che è proprio l'obiettivo di ad affrontare questo pericolo, disponendoci quindi ad una risposta che è proprio definita di attacco o fuga. E, a livello evolutivo è stata fondamentale questa emozione per la sopravvivenza della nostra specie, perché ha permesso proprio agli uomini primitivi di proteggersi dai predatori o comunque da tutti quei pericoli presenti nell'ambiente. E, grazie a questo sistema noi esseri umani ci siamo evoluti capaci quindi di anticipare il pericolo, in modo da poterlo affrontare nel modo più efficiente ed efficace possibile. C'è da fare anche una piccola distinzione tra paura ed ansia, nel senso che la paura si manifesta proprio davanti ad un pericolo reale e concreto, percepibile nel momento esatto in cui si manifesta. L'ansia invece è tipicamente anticipatoria, cioè il pericolo non è presente, ma temo l'eventualità che possa verificarsi. Quando è che l'ansia diventa un problema? Quando viene vissuta in maniera esagerata e quando perdiamo la percezione di avere il controllo su di essa, quando quindi riteniamo di non avere abbastanza risorse interne, abbastanza competenza, abbastanza capacità, o di non poter ricevere aiuto esterno per poter affrontare un pericolo che valutiamo quindi come imminente, molto grave e anche molto probabile che possa accadere. Ora passo invece la parola a Riccardo. Facciamo una staffetta tra le emozioni e abbiamo deciso di dedicare appunto almeno un'emozione piacevole, un'emozione sì, desiderabile, che è quella della gioia, che a volte quando riflettiamo sull'emozione della gioia, su quello che vorremmo avere nella vita, no? Essere sempre felici, essere sempre gioiosi, avere questo spirito così positivo sempre, no? Ce lo raccontano anche nelle fiabe, vissero per sempre felici e contenti. In realtà, se la guardiamo come un'emozione al pari delle altre, è un evento transitorio che ha un inizio ed ha una fine, ed è giusto che sia così, perché come stiamo vedendo anche le emozioni spiacevoli sono protettive in un certo senso, e quindi è giusto che la gioia venga vissuta non come una cosa da desiderare costantemente, sempre, in ogni momento della nostra vita, e se non ce l'abbiamo andiamo in crisi, ma proprio come un'emozione passeggera, come tutte le altre. Sicuramente è molto bello provare gioia, e infatti ci indica che abbiamo raggiunto un obiettivo, che siamo soddisfatti di quello che abbiamo avuto, che un nostro desiderio è stato appagato, e ci dà, nel momento in cui proviamo gioia, abbiamo quella sensazione che sia tutto al posto giusto. Anche questa emozione ha il ruolo di proteggere, di protezione della salute mentale, perché le persone gioiose sono anche più ottimiste, sono più fiduciose delle proprie capacità, affrontano con una predisposizione ottimale le nuove sfide della vita, anche gli imprevisti. Però appunto, come dicevamo, non è un'emozione su cui dobbiamo che va cercata spasmodicamente, perché altrimenti poi può essere anche questo molto, molto limitante.
perché insomma sarebbe più ottimale scegliere, avere un ventaglio di emozioni più ampio piuttosto che essere sempre solo gioiosi. Infatti un eccesso di emozione, di gioia, che può essere un'euforia quando è troppo, è illimitata ed è troppo, troppo intensa, potrebbe essere un segnale di una psicopatologia, quindi anche in questo caso bisogna, bisogna insomma, dirlo e riconoscerlo e saperlo. Con la gioia quindi direi che va bene così. Parliamo allora adesso, esatto, quindi adesso parliamo dell'emozione opposta, ok? Quindi della tristezza. La tristezza è proprio quell'emozione invece che proviamo di fronte ad una perdita, che noi valutiamo come irrimediabile e definitiva. Può trattarsi proprio della perdita fisica di una persona cara, cioè quindi della morte di una persona cara, oppure della perdita di una relazione importante, una rottura, o anche la perdita magari di un obiettivo che cercavamo di raggiungere in ambito lavorativo, ad esempio. Anche la tristezza è accompagnata da cambiamenti fisiologici che però sono molto diversi da quelli tipici della rabbia o dell'ansia. Infatti, quando siamo tristi ci sentiamo tutt'altro che attivati. Ci sentiamo stanchi, abbattuti, senza energie, non abbiamo voglia di alzarci dal letto, possiamo sentire anche in questo caso un nodo in gola e far fatica ad ingoiare. Oppure possiamo proprio piangere di continuo, il pianto un po', no, il comportamento tipico della tristezza. Anche la postura subisce delle modifiche e diventa ricurva, come proprio se anche fisicamente ci chiudessimo verso qualsiasi altra alternativa possibile. Anche la mimica facciale assume tratti caratteristici, come ad esempio la fronte corrugata, le labbra tirate verso il basso, lo sguardo verso nel vuoto. Quindi anche in questo caso, se Riccardo mi vedrà entrare in studio tutta mogia mogia, con le spalle appunto protese in avanti, lo sguardo basso, probabilmente non serviranno tante parole per capire a Riccardo come mi sto sentendo, che emozione sto provando in quel momento. Anche la tristezza però ha la sua utilità. Infatti, come ho appena appunto detto da questo esempio, segnala proprio alle persone che ci stanno attorno di aver bisogno della loro vicinanza e del loro sostegno. La tristezza inoltre ha il potere di toglierci di tutte quelle energie per attaccare o fuggire, quindi tutte quelle energie invece tipiche per esempio della rabbia o dell'ansia, ma ci permette invece di fermarci. Promuove proprio la riflessione e l'analisi di tutto quello che è accaduto. Quindi se riusciamo a riconoscerla e ad accoglierla, può esserci anche davvero molto utile per promuovere proprio un'azione riparatoria e innovatrice, trasformandosi quindi in un potenziale stimolo al cambiamento. Quando è che diventa un problema la tristezza? Quando si cristallizza, quando viene vissuta in maniera esagerata e si tramuta in depressione, portandoci quindi ad avere una visione pessimistica e molto rigida di noi stessi, degli altri, del mondo e del futuro. Quindi concluderei così magari la descrizione proprio di questa emozione. Esatto, e poi per l'ultima emozione che abbiamo scelto, su cui dedicare particolare attenzione, è un'emozione molto, molto complessa, un'emozione probabilmente la più complessa di quelle che abbiamo scelto di cui parlare oggi, che è il senso di colpa. È tanto complessa quanto comune e quanto a volte è proprio insita nella nostra natura di molti di noi. E dico che è complessa perché recentemente, insomma, si è discusso molto sulle tipologie, sul modo di sentire la colpa, e si distinguono due grandi categorie del senso di colpa, poi con varie varianti, quindi è un'emozione veramente complessa anche da spiegare proprio dal punto di vista scientifico, no? Della comunità scientifica psicologica. Ma comunque abbiamo scelto di individuare queste due tipologie di senso di colpa, che sono il senso di colpa deontologico e quello altruistico. Il senso di colpa deontologico è riferito al proprio alla nostra, ha riferito
nel rapporto con noi stessi, con le nostre regole, con la nostra morale, con quello che guida i nostri comportamenti e ci guida quindi nel mettere in atto dei comportamenti che rispettino queste nostre regole interne. Molto spesso sono sia regole interne che regole condivise dal proprio gruppo di appartenenza, a volte potrebbero invece non esattamente essere uguali, paragonabili. Quindi il senso di colpa deontologico ci aiuta anche a mettere a bada i comportamenti antisociali, comportamenti inappropriati, indesiderati. E nel caso in cui io mettessi in pratica un comportamento che non rispetta le mie regole personali, non rispetta quindi neanche le regole del mio gruppo di appartenenza, della mia società, e quindi dovessi essere punito per questo comportamento irrispettoso, se mi sento in colpa, molto probabilmente accetterei più volentieri l'eventuale punizione a seguito di questa violazione della regola. Il senso di colpa altruistico invece ha a che fare con il rapporto con l'altro, se c'è stato un danno nei confronti dell'altro, se ho commesso un errore che ha provocato quindi un danno ad un'altra persona. Il ruolo del senso di colpa altruistico è quello di mantenere quindi in realtà la collaborazione, l'altruismo reciproco tra le persone, anche questo aiuta a regolare le relazioni interpersonali. All'interno del senso di colpa altruistico però c'è anche una particolarità che è il senso di colpa del sopravvissuto, che è molto comune tra le persone per esempio che vivono un incidente, per esempio un incidente stradale, dove alcune persone perdono la vita, mentre l'unico che sopravvive a questo incidente si sente in colpa, come se avesse ricevuto una fortuna immeritata, come se non meritasse di essere sopravvissuto, soprattutto quando magari sono coinvolte persone care oppure dei bambini. È un'emozione molto intensa e molto comune tra chi vive un'esperienza del genere, un'esperienza traumatica del genere, ed è appunto riferibile a questo senso di colpa altruistico e che poi si focalizza di più sul senso di essere sopravvissuti ad una tragedia e pensare di non meritarlo. Anche il senso di colpa, come le altre emozioni, quando è troppo rigido, quando è troppo intenso, quando è sistematico, cioè in diverse situazioni della nostra vita ci troviamo a sentirci in colpa perché abbiamo fatto una nostra valutazione cognitiva, può nascondere, può essere alla base di un disturbo patologico, psicopatologico, come per esempio il disturbo ossessivo compulsivo. Infatti è molto comune che, per esempio, tra le persone che hanno dei comportamenti per esempio riferiti all'igiene, no? Quindi pulire tantissimo la casa oppure se stesso, lavarsi spesso le mani, non tanto mettere in pratica questi comportamenti per non prendere la malattia, ma per evitare il senso di colpa per non aver fatto tutto il possibile per evitare poi l'evento finale, che è quello di prendersi una malattia. Quindi anche in questo caso un'emozione, quando è disregolata, quando è troppo intensa, quando prende il sopravvento e non riusciamo a gestirla, può essere alla base di un disturbo psicopatologico. Ed è proprio di questo che adesso ci accingiamo a discutere insieme con Irene, della nostra capacità di imparare a regolare le nostre emozioni, a riconoscerle e a fare in modo che mantengano la loro funzione protettiva e che poi non sfocino invece in emozioni disfunzionali. E quindi, appunto, educare alle emozioni significa anche imparare a regolare le emozioni, è qualcosa che può essere appreso, qualcosa che possiamo imparare a gestire. Da una parte quindi abbiamo la capacità di regolare le emozioni, dall'altra invece abbiamo la disregolazione delle emozioni, che è proprio la difficoltà a gestire ed elaborare le emozioni stesse, può manifestarsi con una sua intensificazione, per esempio la rabbia,
oppure il fastidio che diventa rabbia e che poi diventa ira, oppure la preoccupazione che diventa paura e poi diventa ansia, o la tristezza che diventa poi depressione, no? Quindi si intensificano, oppure addirittura ad una loro disattivazione, cioè un appiattimento della variabilità, del ventaglio di tutte le emozioni che possiamo provare, invece abbiamo una disattivazione della nostra capacità di provare emozioni e di emozionarci per quello che succede. Quindi questo si può imparare a fare, qualcosa che ci sono insomma tanti protocolli di psicoterapia, di psicologia, di supporto psicologico che possono aiutare le persone a comprendere meglio le loro emozioni, a poterle quindi regolare, sfruttare al meglio e quindi, come dicevo prima, mantenere la loro funzione protettiva. E ci sono alcuni assunti di base che sono molto utili da fare propri, come per esempio che le emozioni, anche quelle dolorose, sono universali, che come abbiamo detto praticamente per tutto il tempo hanno una loro funzione protettiva e che ci accomunano tutti, soprattutto alcune che non sono magari culturalmente basate, che hanno una base culturale, ma ci accomunano tutti, quindi siamo tutti nella stessa barca e prima o poi tutti proviamo questo genere, un genere di emozione. E poi sapere che il modo in cui pensiamo, cioè quello che crediamo di noi stessi mentre proviamo un'emozione, ne influenza l'intensità e la durata. Per esempio, se io quando mi arrabbio e magari non riesco a cavalcare bene questa rabbia e faccio un danno oppure spacco qualcosa e me ne pento, poi c'è il pentimento, c'è io che penso che sono stupido, io che penso che sono uno incapace, che non sa, che si arrabbia per una minima cosa e che poi non sa gestire questa rabbia. Il fatto che io faccio questa valutazione negativa sul mio modo di provare le emozioni ne intensifica poi la sua portata e anche a volte la durata, e ci aggiunge poi anche altre emozioni, quindi insomma un groviglio troppo complicato che ci possiamo anche evitare di fare, che si può imparare ad evitare di fare. E poi ricordarci che le strategie disfunzionali di regolazione emotiva, come per esempio sono triste, mi chiudo in camera, mi metto a letto e sto una settimana sotto le coperte, magari non mi lavo oppure non mangio, è un modo magari per cercare di affrontare questa tristezza così intensa, ma in realtà non fa altro che confermare che questa emozione è troppo intensa, che è troppo intollerabile, che è troppo forte per noi, che non riusciamo a trovarne un motivo, un capo, una coda e così via. E quindi tutte queste cose possono essere apprese nei percorsi di psicoterapia o di supporto psicologico, ci sono anche insomma dei protocolli che aiutano a questo. E quindi è importante riconoscere l'emozione che stiamo provando, fare una valutazione, capire se l'emozione è coerente con quello che ci sta succedendo e a volte semplicemente accettare che quell'emozione è giusta per quel momento e che è giusto che proviamo quell'emozione lì e viverla. Ricordiamoci che accettare non vuol dire arrendersi all'emozione, ma vuol dire appunto riconoscerla, vuol dire sapere che è coerente con quello che sta succedendo e poi che ci aiuti come una bussola a mettere in pratica i cambiamenti ambientali che abbiamo bisogno per stare meglio. Adesso Irene invece ci spiega alcune piccole strategie, delle tips per provare a fare questo. Cosa possiamo fare? Esattamente, esattamente, nel senso che diamo così qualche spunto per provare a cambiare un po', no, le nostre risposte emotive quando ci rendiamo conto che non ci sono d'aiuto, anzi, ma magari ci portano ad avere dei piccoli problemi nella vita di tutti i giorni. Allora, innanzitutto, anche prima abbiamo insomma un po' spiegato, no, che tante emozioni e azioni sono proprio generate dalla nostra valutazione, dai nostri pensieri, dalle valutazioni che facciamo di un certo evento. Però può accadere anche che le nostre emozioni esercitino una forte influenza sui pensieri che facciamo a proposito degli eventi. Quindi per provare a modificare le nostre risposte emotive è importante esaminare i nostri pensieri, controllare se corrispondono ai fatti, controllare se le nostre reazioni emotive corrispondono ai fatti, e tutto ciò proprio potrà aiutarci a modificare un po' la nostra risposta emotiva. Quindi come funziona un po' tutta
questa faccenda. Allora, intanto è importante riuscire ad identificare per prima cosa l'emozione che vogliamo modificare ed in seguito anche l'evento emotigeno, quindi la situazione che ha un po' innescato l'emozione, descrivendola però attraverso i nostri sensi, quindi nel modo più oggettivo possibile, mettendo da parte un po' i nostri giudizi o le descrizioni, magari che potremmo fare molto rigide e assolutistiche della situazione. È importante poi riuscire ad identificare quindi i nostri pensieri relativi all'evento, cercando di trovare dei punti di vista alternativi, delle interpretazioni possibili ulteriori, e cercando anche di verificare se queste interpretazioni corrispondono davvero ai fatti. Quindi è importante poi capire se la nostra risposta emotiva, l'emozione che stiamo provando, corrisponde ai fatti, se magari stiamo ipotizzando una minaccia o una catastrofe quando queste in realtà non sono presenti. Ad esempio, se appunto i fatti indicano la presenza di una minaccia a noi stessi o a qualcuno a cui teniamo, è comprensibile ed è anche adeguato provare paura, sentirsi insomma in ansia e preoccupati. Non c'è, diciamo, bisogno di modificare questa risposta emotiva perché è molto coerente con i fatti presenti. Oppure se qualcuno ci attacca o attacca una persona a cui teniamo, è normale arrabbiarsi. Mentre se, per esempio, stiamo camminando per strada in un vicolo molto stretto e quindi un passante, diciamo, ci urta involontariamente, può essere adeguato magari un po' irritarsi un pochino, infastidirsi un attimo, ma non sarebbe adeguato ai fatti provare una furia cieca. Quindi in questo caso sarebbe utile provare a modificare questa nostra risposta emotiva. Quando vediamo proprio che le nostre emozioni quindi non corrispondono ai fatti o quando notiamo che agire assecondando le nostre emozioni non è utile per noi, ci causa più problemi che altro, potrebbe essere allora utile adottare una strategia di questo tipo, cioè agire attraverso un'azione opposta all'impulso di agire invece tipico di quell'emozione. Faccio degli esempi per essere un po' più chiara. Ad esempio, la paura ci porterebbe proprio a fuggire da quella situazione o ad evitarla. Che cosa possiamo fare allora per di diverso, diciamo, per provare anche a modificare questa emozione? Potremmo proprio compiere l'azione opposta, quindi avvicinarci agli eventi, ai posti, alle persone che ci spaventano, smettendo quindi di evitarle. E potrebbe essere utile davvero fare più e più volte ciò che ci spaventa, fino a che l'emozione della paura, così intensa come provavamo all'inizio, comincia un po' a scemare di intensità. Potremmo anche compiere delle attività che ci restituiscano un senso di controllo, un senso di padronanza sulle nostre paure. Potremmo anche provare ad agire sulla nostra attivazione fisiologica, quindi potremmo respirare profondamente, ad esempio, proprio per calmare l'attivazione del sistema simpatico. Oppure potremmo analizzare attentamente la situazione per cercare degli elementi che possano darci un senso di sicurezza. Per quanto riguarda invece la rabbia, l'impulso automatico che ci verrebbe appunto da mettere in atto è proprio l'attacco, attaccare. Quindi cosa potremmo fare di alternativo e di opposto all'attaccare? Potremmo evitare con grazia, diciamo così, la persona con cui siamo arrabbiati. Potremmo provare ad essere un po' più gentili invece che cattivi o offensivi. Per fare questo può esserci molto utile provare a metterci nei panni dell'altra persona e cercare di comprendere il suo punto di vista. Inoltre potremmo, per esempio, fermarci anche un attimo, toglierci un attimo dalla situazione, respirare profondamente, lentamente, anche perché, come abbiamo visto prima, come abbiamo detto poco fa, questo può aiutarci a modificare l'attivazione simpatica del nostro corpo e farci provare quindi una sensazione più di rilassatezza. Oppure potremmo invece all'opposto praticare un'attività fisica intensa proprio per sfogarci senza cadere nella violenza. Faccio l'ultimo esempio che riguarda un'emozione che abbiamo sempre affrontato prima, ossia la tristezza. La tristezza invece ci porta ad agire in maniera molto diversa dalla paura o dalla rabbia, quindi ci porta a ritirarci, a isolarci. Per provare a modificare questa emozione,
l'intensità con cui la proviamo, potrebbe esserci utile mettere in pratica proprio l'azione opposta, quindi attivarci anche attraverso magari l'attività fisica o passeggiate, oppure fare cose che ci facciano sentire sicuri di noi e competenti, oppure sperimentarne anche di nuove per provare a vedere quante, insomma, no, possono essere positive per noi stessi. Ecco, quindi abbiamo fatto una piccola carrellata delle strategie, diciamo, utili per concludere. Non vogliamo approfondire troppo, diciamo, questa parte, anche perché sicuramente richiede e fa parte di un lavoro, insomma, no, più ampio, chiaramente. E, quindi adesso magari potremmo vedere se ci sono domande, se abbiamo un po' di tempo. Diamo un po' di spazio alle domande, che se non sbaglio ne sono già arrivate alcune. Allora, io interrompo la condivisione intanto, poi se serve riprendere qualcosa la riprendiamo, così okay. Vi guardo anche un po', perché quando c'è la presentazione non vi vedo. Ok. Stavo scorrendo un po' la chat per vedere se è arrivata qualche domanda. Allora, ho notato intanto che ci facevano presente, soprattutto quando parlavo io di problemi di connessione, mi dispiace. Effettivamente mi rendo conto che non sempre è ottima la connessione, quindi spero si sia comunque capito. Allora, c'è una domanda che riguarda insomma, un po' le procedure di presa in carico dei pazienti a studi cognitivi. A seguito del colloquio di anamnesi, utilizzate sempre la stessa batteria di test o la diversificate a partire dalle informazioni che emergono? Magari questa possiamo chiedere a Simone. Ho visto che Roberto aveva già risposto, mi sa, in chat. Sì, stavo appena notato. Esatto. Benissimo. È possibile avere le slide al termine del seminario? Chiediamo, insomma, l'assistenza tecnica, insomma, se ci... Però forse Riccardo, sulla testistica, se vuoi dire qualche cosa anche tu, se hai... La batteria testistica, sì. Gli studi cognitivi ha, come dire, ormai un'imponente batteria testistica che misura sia sintomi, quelli che chiamavamo in asse 1, e naturalmente anche profili di personalità dell'asse 2, e continua evidentemente a sviluppare tutti gli anni una maggiore raffinatezza un po' nel creare dei profili diagnostici. E la caratteristica anche originale è che il modello Libet, che è naturalmente caratteristico e specifico di studi cognitivi, ci fornisce anche la possibilità di rappresentare in maniera semplice e intuibile per tutti i pazienti anche il tipo di funzionamento della problematica del paziente. Quindi c'è un grande sforzo sia di rigore scientifico da una parte che dall'altra parte di condivisione del problematica, noi diremo della diagnosi, e quindi poi dopo di motivazione al percorso terapeutico in modo accessibile e comprensibile a qualunque dei nostri pazienti. Quindi lo sforzo di essere seri e competenti e scientifici, ma anche facili da capire, da condividere, da motivare un po' i pazienti. Esattamente, sì. Allora, vediamo un po' se c'erano altre domande. Ci chiedevano anche se la gelosia è un'emozione. Sì. Anche la gelosia, appunto, è un'emozione. Assolutamente, anch'essa appunto ha la sua utilità, nel senso che magari no, ci sta avvisando che una relazione importante magari è minacciata, è in pericolo di finire, oppure ci sta avvisando, no, che qualcosa a cui noi teniamo... Possiamo perderlo anche per l'inserimento di un terzo elemento, no? Una terza persona. Quindi anche la gelosia è un'emozione ed ha anche questa, no? La sua utilità. Esatto, quindi ha un aspetto anche in questo caso che guida un po' il comportamento, ma anche quando è troppo intensa, troppo sistematica, può creare invece dei problemi relazionali molto importanti. Mm-mm. Gloria ci scrive che quando sono triste ed arrabbiata contro qualcuno mi chiudo in me stessa e con i miei pensieri mi blocco fino a quando sto meglio.
Ah, ecco, appunto, chiede se, lei che chiede se la gelosia è un'emozione, però qui sembra appunto che faccia riferimento anche alla tristezza e alla rabbia, che sono magari proprio si crea un mix di emozioni che è difficile districare, proprio quello che dicevamo prima, no? Emozioni primarie, secondarie che si mescolano insieme e che fanno parte poi magari di tutta una valutazione unica di quello che ci sta succedendo. E quindi quando c'è questa collaborazione tra emozioni negative, ovviamente venirne, insomma, cercare di trovarne un senso a volte è molto difficile. Esatto, e magari anche no, può essere utile, diciamo, come strategia anche quella di bloccarsi, tra virgolette, di stopparsi, no? Di uscire dalla situazione quando si è arrabbiati proprio per non peggiorare la situazione, per non magari agire di impulso e quindi attaccare con troppa veemenza forse l'altra persona, rischiando quindi di rovinare anche la relazione. Magari appunto prendersi un attimo una pausa, no? Quindi quasi un po' calmarsi, rifiatare un attimo, può essere utile per però riuscire poi magari in un secondo momento anche noi in maniera assertiva a comunicare all'altra persona cosa ci ha fatto arrabbiare, come noi ci siamo sentiti in quell'occasione. Quindi probabilmente no, il blocco può essere utile, chiamiamolo blocco come magari no, ha utilizzato come parola Gloria, può essere utile all'inizio come strategia per non inficiare e rovinare la relazione, però l'importante è che non impedisca di esprimere il proprio punto di vista, di esprimere comunque i propri bisogni in maniera magari più assertiva, no, all'altra persona. Esatto. Poi peraltro a proposito di assertività, il nostro prossimo incontro a gennaio sarà proprio sull'assertività, quindi Esatto. se siete interessati e non l'avete fatto iscrivetevi e poi quindi dedicheremo proprio un incontro a questo. Credo che molte risposte alle varie domande che sono poste in chat, se non riusciamo a darle questa sera le risposte, è possibile appunto partecipare ai prossimi incontri oppure anche a vedere su State of Mind, che potete trovare appunto sul web, è semplice anche lì fare una ricerca per parole, quindi si trovano svariati argomenti che sono affini anche a quello che stiamo trattando questa sera, no? Per cui sarebbe bello fermarsi alcune ore a discutere sulle emozioni perché è un argomento che è quasi infinito. Abbiamo ancora un po' di tempo per leggere altre domande? Sì, se Ok. siete disponibili, volentieri. Potrebbe essere una forma protettiva per proteggersi dal timore di perdere il controllo delle reazioni altrui alle sue emozioni. Ok, questa era sempre una risposta di Roberto. Ok, ho preceduto gran parte delle domande. Andiamo avanti, meno male. Allora, però magari possiamo commentare lo stesso. Spesso mi è difficile identificare di essere arrabbiata e provo senso di colpa verso me stessa, come se fosse sbagliato provare quella sensazione che provo. Non provo una spinta di attacco verso l'esterno, solitamente la interiorizzo e riverso verso me stessa. Assolutamente sì, infatti la rabbia è un'emozione che non provo sempre nei confronti di qualcun altro, ma anche nei confronti di me stesso. Quindi è assolutamente comprensibile questa emozione sentita in questo modo, e anche in questo caso vediamo che è relazionata ad un'altra emozione, che è il senso di colpa, cioè si autoalimentano poi insieme. A volte magari potrebbe essere utile provare a separare, a cercare di capire l'origine di questa emozione, che cosa, come ho valutato io quello che mi è successo e che mi ha portato a provare quell'emozione lì. A volte anche solo capire questo ci aiuta ad affievolire l'intensità dell'emozione, quindi potrebbe essere utile anche semplicemente capirne la reale, la profonda origine. Esatto. Infatti quando chiedeva come fare a capire che si tratta di questa emozione, come appunto hai detto tu, Riccardo, hai usato la parola no, valutazione, cioè è molto utile davvero riconoscere come stiamo valutando quella situazione, no? Per riuscire un po' a capire, di solito con la rabbia, come dicevamo prima, valutiamo la situazione come un'ingiustizia. Ci passano per la mente pensieri del tipo non è giusto, non doveva andare così, oppure non deve farmi questo, non deve comportarsi in questo modo. Quindi quando sentiamo che stiamo subendo un'ingiustizia o noi o qualcuno a noi caro, molto probabilmente proveremo rabbia. Può aiutarci, no, un po' a capire che si tratta di questa Sì. emozione.
Rispetto alla tristezza, di fronte alla quale si tende in attività, come possiamo stimolare un'azione opposta? Ok, questo forse l'avevamo anche un po', no, spiegato poi con l'esempio, quindi non so se la domanda fosse arrivata prima o dopo, però appunto... Esatto, a volte basta farsi provare a fare una passeggiata, alzarsi dal letto, farsi una bella doccia, nei casi, insomma in alcuni casi può anche essere d'aiuto questo, provare piuttosto che appunto buttarsi a letto tutto il giorno, fare qualcosa di diverso, metterlo esatto. proprio in pratica come comportamento. Mm-hmm. Qualcosa che magari noi valutiamo come o qualcosa su cui ci sentiamo competenti, ci sentiamo capaci, che ci può far sentire no, ancora più sicuri o qualche attività che magari sempre sappiamo che ci piace fare. Sì. Mm-hmm. Può essere normale trovarsi a proprio agio in un'emozione che si prova, per esempio stare bene nella propria tristezza e non volerla contrastare. Ci sta, assolutamente sì. Certo, se penalizza le proprie relazioni, il proprio lavoro, le proprie attività, allora probabilmente forse andrebbe un po' gestita diversamente, però se siete a posto con questa emozione, ed è nella giusta equilibrio, no? Che vi permette comunque di avere delle buone relazioni, di avere una qualità di vita soddisfacente, allora provare tristezza a volte va bene, ci sta. Sì. Poi c'è una domanda per te proprio, dottoressa Rossi. Ok, stavo leggendo, infatti, sono appena arrivata. Riguardo le strategie, è un po' come prenderci in giro quantomeno in una fase iniziale, nel senso se ci viene di scappare dobbiamo restare, finché restare diventi più naturale. Più o meno è sì. Sì, è un po' proprio questo. Questa, chiaramente ci sono anche no, tanti altri lavori possibili da poter fare. Questa strategia magari descritta è, sì, possiamo veramente riassumerla così, quindi fare quello che non ci verrebbe davvero naturale fare, cioè esattamente la cosa opposta, perché a furia di farla, tra virgolette, no, sicuramente cominceremo a abbassare l'intensità di quell'emozione. Cominciare a capire che c'è utile e che ci fa bene, ci fa stare meglio, e questo ci darà un rinforzo, no? Che è forse quella strategia diversa, nuova. A volte se abbiamo provato a fare sempre la stessa cosa e non ha portato risultati, a volte provare un comportamento diverso ci può mostrare tutta una novità di emozioni diverse che possono essere più piacevoli, e quindi andiamo a ricercare poi in futuro. Come si fa ad interagire con persone che non hanno minimamente idea di cosa voglia dire gestione emotiva? Messaggio io. Chi invece utilizza queste pratiche deve soltanto sentirsi offeso dall'incapacità di gestire il conflitto dell'altro. Forse non mi è chiara la domanda. Se magari è ancora collegata, ci vuole spiegare meglio, perché non mi è chiaro cosa intende. Oppure Irene, magari tu l'hai capito. No, in realtà stavo anche cercando di capire magari no, a veramente che parte della nostra spiegazione fosse riferita a questa domanda, che forse magari ecco, vediamo se arriva un altro messaggio. Sì, di gestione emotiva, ok. Poi ci chiedevano di parlare di intelligenza emotiva, che è un concetto comunque un po' particolare, quindi magari possiamo... Penso. Esatto, comunque sì, magari possiamo no, immaginare la capacità di provare le emozioni diverse in base a situazioni diverse, in base alla valutazione che facciamo delle varie situazioni, e comprendere che in alcuni momenti ci sentiamo in quel modo, arrabbiati, tristi, gelosi, in colpa o insomma in ansia, un po' preoccupati, e riconoscere quel momento. Le persone con alta intelligenza emotiva riescono insomma a districarsi bene tra tutte le varie possibili emozioni che possiamo provare. Perché si ha paura nell'ammettere che si sta bene, che si è felici, e non si ammette con assoluta felicità che sta andando tutto bene. E qui dipende... Sì, qua esatto, magari è difficile dare una risposta no, un po' generale, sarebbe molto interessante no, capire un po' cosa sta dietro, che storia
c'è dietro questa, no, persona che magari ha un po' paura ad ammettere che sta bene. Quindi questo è un po', cioè, diciamo, una regola generale, no? Sì, infatti. Comunque, se avete magari delle domande più specifiche, ci volete contattare, poi vi mostriamo anche i contatti del centro clinico, i nostri contatti, quindi ci potete eventualmente scrivere un'email o chiamare, certo, se siete interessati magari a conoscere di più questi aspetti. Tristezza e malinconia rappresentano la stessa emozione. Ok. Direi che sfumature, insomma, no? Diciamo che possiamo un po', sono molto affini, hanno a che fare, diciamo che ci sono diverse parole per descrivere tante emozioni molto affine alla tristezza, e quindi malinconia sicuramente, c'è un po' di tristezza, no? Nella malinconia. Posso fare una considerazione? Quando ragioniamo di emozioni, almeno dal punto di vista clinico, ricordiamo sempre di cercare di risalire ai pensieri, alle valutazioni che facciamo. Le emozioni sono un po' come dei soldati che eseguono degli ordini e quindi derivano da una nostra personale percezione della situazione. Per cui, come faccio a capire un'emozione? Devo cercare di capire in quel momento lì cosa vedo, come leggo la situazione, qual è la valutazione personale specifica che faccio. Questo ci può aiutare di più, altrimenti rischiamo di imbrigliarci in una ricerca di termini per definire uno stato emotivo fisiologico che in realtà deriva da una nostra percezione. Quando la percezione cambia, cambia anche l'emozione. Sì. La stessa situazione, esatto, letta e interpretata in maniera diversa, e questo è anche un po' l'obiettivo della terapia, della riflessione. Quindi dobbiamo cercare di orientarci verso una riduzione di emozioni spiacevoli e dolorose attraverso una ristrutturazione del nostro modo di pensare, di vedere. Provate a leggere anche molte domande che avete posto in termini proprio: che cosa penso in quel momento là, cosa mi viene in mente, come valuto quello che sta accadendo. Sì, infatti il titolo dell'incontro di oggi cita una tecnica, insomma, utilizzata in terapia, che è proprio la tecnica dell'ABC, che è uno strumento molto utile per aiutare le persone proprio a capire quale valutazione dell'evento, quali pensieri mi hanno portato e hanno co-costruito quell'emozione lì, quello stato emotivo. Alcuni ci chiedono delle slide, potete scrivere alla segreteria di studi cognitivi e vi saranno fornite. Ci chiedono ancora un'altra cosa, ci accorgiamo di stare adottando una strategia disfunzionale di regolazione emotiva. Quindi è situazione esempio, ci accorgiamo che stiamo usando una strategia disfunzionale. Avete qualche consiglio su come non fermarsi al riconoscimento e all'acquisizione di consapevolezza? Ma agire invece per raddrizzare il nostro comportamento, appunto, come diceva Simone, questa appunto capire che tipo di valutazione io ho fatto della situazione, dell'evento, quali sono i miei pensieri legati a quello che mi sta succedendo, e quando parliamo anche del cambiamento dell'emozione, facciamo riferimento proprio alla capacità di ristrutturare i nostri pensieri e valutare in maniera alternativa alla realtà affinché si possano provare delle emozioni diverse o più o meno intense di quella che abbiamo provato. Per esempio, anziché provarci in ansia per una cosa, potremmo avere come obiettivo quello di sentirci preoccupati per quella cosa, che è già un'emozione Esatto. più lieve e più gestibile. Esatto, infatti magari anche leggendo molte domande davvero no, hanno davvero questa forse come risposta un po' generale che può davvero essere utile, cioè quella veramente di dare attenzione, di porre l'attenzione, no, alla valutazione che stiamo facendo di una situazione. Ok, tu trovi, vedi se ci sono altre domande? Stavo cercando, ma forse appunto no. Non so quanto tempo ancora abbiamo a disposizione, quindi sarebbe bello magari riuscire, no, a rispondere un po' a tutti, ma.
L'ABC è una tecnica propria della psicoterapia oppure può essere inserito anche in progetti psicoeducativi? Beh, può essere uno strumento che può, insomma, può essere, sì, insegnato alle persone, e lo possono utilizzare anche poi da sé. Infatti uno dei modi di lavorare dei terapeuti cognitivo-comportamentali è quello di dare dei compiti a casa, quindi aiutare la persona a fare propria questa strategia, questa tecnica, questo strumento, e poi utilizzarla anche nei momenti di vita che al di fuori della terapia. Mm-hmm. Mm-hmm. Ci chiedono poi dei testi sulla mindfulness, per praticare la mindfulness in una classe quinta di scuola primaria. Allora, non ho dei libri, in realtà io non ce li ho per questa fascia di età, sicuramente ce ne saranno per i bambini, però purtroppo non ho dei titoli a disposizione da poter dare. Magari se ci scrive un'email o un messaggio possiamo fare una ricerca e guidare un po' nel trovare qualche testo, esatto, interessante. Ecco, se avete richieste, appunto, potete scrivere alla segreteria e potete consultare anche State of Mind, dove troverete senz'altro molte risposte, esatto, alle domande che ponete adesso. Se avete richieste specifiche anche per i due colleghi, per Riccardo o per Irene, potete appunto fare anche un cenno a loro, poi noi passeremo dalla segreteria le richieste, i contatti direttamente a loro, insomma. Ecco, queste sono le indicazioni. Ok, quindi cosa facciamo? Aspettiamo, ci salutiamo. Se volete voi due aggiungere ancora qualcosa, altrimenti andiamo un po' verso un saluto finale, una chiusura. Sì. Con anche tutti i saluti per le festività ormai alle porte. Esatto. Un caloroso augurio a tutti, insomma, di poterle trascorrere in una maniera serena. E poi ricordiamo anche il prossimo appuntamento, insomma, che ci sarà il 7 di gennaio, con Silvia Schifano e Marta Ferrari, che parleranno la fame e il complesso equilibrio tra bisogni e le emozioni. E quindi anche qui parleranno di emozioni legate appunto al cibo e all'alimentazione, a volte appunto non corretta. Esatto, quindi ringraziamo tantissimo, perché siete stati in tanti, molto interessati. Esatto, grazie anche per tutte appunto le domande, no, che ci hanno dato modo di discuterne ancora un pochino assieme. Esatto, esatto, tante domande, il feed insomma continua ancora ad allungarsi, quindi grazie, probabilmente per alcune domande richiede magari un approfondimento maggiore, comprendere meglio da cosa proviene questa domanda, quindi andrebbe un po' analizzata di più, farlo qui con insomma è un po' complicato e difficile, quindi anche per questo alcune non le abbiamo lette, perché magari richiede proprio un approfondimento personale, quindi insomma per qualunque cosa comunque potete scriverci o scrivere un'email oppure chiamare la segreteria, e insomma, questi sono i contatti, e quindi vi ringraziamo per l'interesse. E siamo molto contenti, insomma, che questo argomento abbia interessato tantissime persone, e che insomma è stimolante, in effetti, molto stimolante. Grazie Irene e Riccardo per la vostra partecipazione, e questo proseguiremo insomma con questi incontri e anche con la vostra collaborazione, per qualsiasi cosa potete contare insomma su di noi. No. Va bene, se volete intrattenervi, altrimenti ci salutiamo qui. Va bene, buone feste allora. Grazie. Grazie mille. A tutti, buon proseguimento. Grazie.